Ciao peoples! Allora, perché siamo qua alla città iniziale e non davanti perché alla Lega? Perché un cretino! Esatto! Perché ho settato OBS per prendere la finestra quando non era full screen. Poi ho ingrandito la finestra full screen e quindi l'immagine si è ingrandita di suo. Per cui abbiamo perso una parte. Dai, chi fa il riassunto? Buon divertimento! E allora siamo entrati nella via Vittoria e c'era il capo del team malvagio, che era una donna, e ha detto: ah, se battiamo la Lega conquistiamo il mondo. E però li abbiamo sconfitti e quindi niente, sono spariti e non so dove siano finiti. Ho visto il capo un secondo e già non so più cosa voglia fare. Poi siamo andati a battere il Super 4 tre volte perché Bishop non sa calibrare neanche i livelli, e quindi mentre noi ci levavamo a 60 con le caramelle rare usate, lui li ha messi all'80. Per cui mi sono portato la squadra a un livello un attimino decente per battere la Lega, ovvero questo. E ho fatto ancora fatica, e questo è bello. La gente si lamenta del power creeping newbie. Già. E adesso abbiamo ottenuto da nostra madre questa utile cosa chiamata biglietto per salire su un traghetto. Quindi noi adesso andiamo a vedere cosa ci aspetta. Andiamo. Io, Paco, ti vedo veramente felice. Cavolo, sì. Secondo me non andiamo per nulla alla Torre Lotta. No. Perché il molo era in una casa normale? Ciao, sei qui per prendere il traghetto? Mi fai vedere il biglietto? Perfetto, non hai bisogno di altro. Dove vuoi andare? Silicopoli o Zozo? Andiamo a Zozo, dai. Ok. Ho fatto la battuta, XD. Si salpa per la fantastica regione di Zozo? Sì. Che cosa dovrebbe essere? Una specie di pubblicità? Io ho paura. Zozo. Che belle belli questi bordi, cose. Però. Qua non posso andarci. C'è un mostro. Probabile. Ok. Oh, ciao Rocco. Ah no, Bisharp, scusa, perché... Sì, perché si è messo come campione della Lega, non ve l'ho detto. Ora lo sapete. Ciao Hal, benvenuto. Perché non posso andare qua? Vabbè. E tu? Questa zona è accessibile solamente ai prescelti o ai campioni delle varie leghe. Vabbè, fanculo. Tu? Ehi, tu chi sei? Come hai fatto ad arrivare qua? Ah, tu... Ah... Eh? No, aspetta... Ah, tu devi essere il campione di Flower. Complimenti, qui vivono i Pokémon leggenda. Ah, giusto, giusto. Dimenticavo che nelle hack quelle fatte bene i leggendari si regalano. Beh, entra nella casa. Sì. Noi siamo i prescelti. Siamo stati scelti dai potenti Pokémon leggendari. E fate anche schifo. Va bene, scusa. Era un codice morse. Ah. Vai avanti a cliccare. No, non l'ha fatto ripetere. Ok. Sì, vabbè. Ok. Livelli ovviamente normali. Dai, vieni qua. Quindi questo era il post game. Vediamo cosa c'è qua. Vabbè. Ok. Entai. Che bello Entai! Entai! Ok, andiamocene via. Che bellezza. Andiamo a Silicopoli. Porto Selcepoli! Aspetta un attimo, ma sì. Cavalcato... Aspetta. Ah, vogliamo rifarlo questo. Allora. Devo farlo andare molto lentamente, che dobbiamo andare a Selcepoli. Ok, si salva che porto Selcepoli? Certamente. Assolutamente. Sali sul traghetto e attendi la partenza. Magia. Schettino. I bei memi. E comunque io vorrei... Cosa cazzo? Wow, Alp, non posso credere che tu sia diventato il campione. Congratulazioni, cosa farai ora? Io non so, ci devo pensare. Spero di vederti presto. Vera? Sviluppo dei personaggi. Ok, allora, io però avrei un appunto da fare. Questa è una pubblicità occulta? No, che cazzo dico? Questa è una truffa, perché prima dice che andiamo a Silicopoli e poi mi porta a Selcepoli. Non dirmi che sono gli allenatori.
No, Unsure è scritto al 60, l'ha messo solo per me. Wow, no, forte. Al 61. Forte. Vincula al 63. Fortissimo, mi piace. Cosa sono quei massi? Schifo. Ma stiamo andando a Bluruvia, fammi capire. Vabbè, andiamo tanto. Bello. E mi sa che non possiamo, eh. No, no, andiamo alla nave. Ok. Aspetta. Guarda quando scendo dal surf. Proprio lui. Esatto. Vecchia nave. Mi sa che l'ha lasciato uguale. Spero di no. Invece. Controlliamo subito, eh. Vediamo. Uguale. Sì. Bravo. Bene. Eh? Una cosa. Scopriamolo insieme. Aiuto, aiuto. Amico. Aspetta, qua cosa c'è? Niente. Secondo te speri di trovare qualcosa? Per Alligator, perché sì. Perché per Alligator vive nel mare. Non so se e certo, vedi. È un Pokémon d'acqua, no? E allora? Non lo cagare. Certo, tanto mica è un coccodrillo e i coccodrilli mica vivono negli specchi d'acqua, nei fiumi, non so. Ah, perché i seal? Beh, negli oceani freddi sì, ci vivo. È un oceano a sud del Giappone. Vabbè, ma è a sud c'è l'Antartide, no? Come Gloucester del resto. Ma cosa ha messo come incontri selvatici? Due passi? Può essere. Non è che non può essere. Ah, ho i repellenti. Qua non ci posso andare. Vabbè. Ah, si è dimenticato di mettere il tile per i limiti. Esatto, ma c'è un altro modo per andare a Eurocea teoricamente. Sì, quello di spararsi in bocca. Sì. Teoricamente andando qua sotto. No. No. Ok, abbiamo finito il gioco. Ciao ragazzi, è stato molto bello. Sono felice. E adesso. Adesso. Ci diamo fuoco. Ci diamo fuoco. Torniamo alla città iniziale. E questa qua cosa vuole? Chi sono freddo? Ci lasciamo? Da dove abbiamo cominciato? Qui. Ragazzi. È stato fermate, brutto. Fermate questo assoluto pazzuomo. Ciao. Arrivederci con Pokémon Rubino 2. No, aspetta, sei serio? Ciao amici. No, 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 no.